Buonasera dalla Casa d'Energia, ben ritrovati, nuova puntata di Nero su Bianco, continuano le nostre trasmissioni in cui eh, cerchiamo di proiettarci, di avvicinarci alle prossime elezioni comunali e quindi l'occasione insomma di parlare di temi legati alla città, di quello che è stato fatto, di quello che si potrebbe fare, di come è stato fatto o non è stato fatto appunto. Saluto Fabio Mori, direttore della Casa d'Energia, ciao Fabio. Buonasera a tutti. Poi non è che abbiamo preso un altro conduttore, però c'è Giuseppe Marconi. Buonasera. Non ti, investe... voglio, non ti voglio rubare il ecco, posto. Appunto, tu canta che è, me canta io... che è meglio, va. Eh. Allora, eh, lui eh, questa sera eh, ci farà... canterà? Sì. Canterà, vero? Perché no? Perché no, sì. C'è la nota musicale. Vabbè. Comunque poi spieghiamo perché sei qua, intanto però eh, presentiamo Daniele Farzetti, che è candidato sindaco di Patto Civico, benvenuto. Buonasera a tutti i telespettatori. E poi abbiamo Jacopo Apa, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale e anche segretario comunale, benvenuto. Grazie a tutti, grazie a tutti. E poi, oltre a Piero Franchini, buonasera. buonasera. Allora, c'è eh, Giuseppe Marconi con Michele De Angelis. Buonasera, buonasera. Che rappresentano una costituenda lista civica a sostegno di Luciano Galli. Esatto. Diciamo già costituita, però lunedì sera avremo tutti gli ultimi dettagli sulla lista, poi ci presenteremo ufficialmente. E qua non ha un nome. Però. No. Comunque si sa che si colloca. Si sta creando su Spazio. Io la chiamerei Karaoke. Beppe Marco Karaoke. No, ma lui, Marco, non c'è. Comunque, si sa che si colloca nell'area del cosiddetto centro-sinistro. sì. Allora, partiamo subito, da, abbiamo però un candidato sindaco, quindi andiamo subito a sentire ecco, quali l'ha già spiegato anche in una conferenza stampa recente che c'è stata appunto per presentare la sua candidatura, una candidatura eh, diciamo terza al di là dei, dei, dei schieramenti appunto di centrodestra e centrosinistra, quindi in particolare eh, terza rispetto a Ghinelli e Galli, ecco eh, perché questa scelta di scendere in campo? Ma noi fondamentalmente vogliamo offrire un'opportunità di, eh, di cambiamento, un'opportunità che non si riconosce evidentemente nella pessima destra che negli ultimi cinque anni ha governato il Comune di Arezzo, ma non si riconosce neanche nel modo di amministrare di un centro-sinistra che ha dato prova di sé nelle precedenti appunto, amministrazioni come non particolarmente innovativo e soprattutto legato a delle logiche di potere, di gestione. Della, della gestione del potere quasi in un meccanismo aziendalistico. Abbiamo visto eh, dirigenti personaggi politici, passare poi disinvoltamente alla guida di società partecipate. Addirittura abbiamo avuto un candidato sindaco che ha fatto la privatizzazione dell'acqua per poi diventarne presidente della società. Insomma, crediamo che non sia un soggetto credibile quando parla di rinnovamento. Vogliamo portare la nostra idea, vogliamo portare una nostra proposta e soprattutto vogliamo portare di nuovo la partecipazione dei cittadini all'interno della, della macchina comunale del Comune di Arezzo. Ecco, pessima eh, diciamo amministrazione di centrodestra. Cosa in particolare non vi è piaciuto? E poi chiaramente sentiamo, visto che abbiamo un esponente della maggioranza, magari la risposta. Ma, eh, sicuramente l'attività la, di governo del, del sindaco Ghinelli va divisa in due aspetti precisi dal nostro punto di vista. Il primo è quello amministrativo, che è sicuramente eh, Abbastanza fermo, immobile, non si ricordano opere pubbliche particolari, si ricordano maxi consulenze, ad esempio, ma non si ricordano attività specifiche per, per i cittadini. Ehm, sinceramente, quello che non ci è piaciuto è anche l'aspetto proprio quasi culturale della sua azione. Lui ha tentato di dividere eh, tutto e tutti, è sembrato, è sembrato quasi che tentassero di amministrare contro qualcuno piuttosto che a favore di tutta una comunità, perché per esempio un tema per noi fondamentale è quello dell'idea di riportare il senso di comunità dentro questa città. Oggi quasi è una guerra per bande, una buona idea spesso magari non viene ascoltata, non viene messa in atto, semplicemente magari perché ha eh, il torto di provenire da una parte o da un gruppo, da un gruppo sbagliato. Ecco. Questa è, è una delle critiche principali che andiamo a fare. Poi c'è proprio l'aspetto anche eh, etico. Eh, noi, le vicende giudiziarie non vogliamo entrarci nel merito, quello aspetta la magistratura, sapranno loro cogliere gli aspetti e eh, i risvolti di quel tipo di ambito. Sotto l'aspetto però morale e politico possiamo secondo me già esprimere un giudizio. Pensare che eh, un sindaco... In, uh, affermi che eh, gli, asini devono, gli altri devono vedere gli asini volare e, e questi altri dovevano essere i sindaci revisori di una società partecipata del Comune di Arezzo e quindi come sindaci revisori evidentemente rappresentavano i cittadini di Arezzo è qualcosa di, secondo il nostro punto di vista sotto il profilo etico totalmente inaccettabile non può essere questo il modo di fare politica al servizio questo ci sembra un modo di fare politica, evidentemente con altri obiettivi. Eh, le vicende poi di Arezzo Multiservizi hanno comunque ancora di più tratteggiato un clima. Eh, non si parla, ripeto, di bene comune, ma evidentemente la, la necessità di, di favorire interessi diversi di quelli del bene collettivo. Come rispondiamo, Jacopapa? Sentire parlare di cambiamento Fazzetti. Quasi quasi ci credo perché se si fa fede alla sua, alla, sua politica, alla sua variopinta carriera politica, alla sua variopinta carriera politica, prima 5 Stelle, poi Civatiano, ora eh, Italia in Comune se non sbaglio del sindaco Pizzarotti, diciamo ha cambiato tre in tre anni, e quasi quasi di cambiamento ci credo. Però io non ho non interrotto nessuno, buona educazione fare, far fare agli altri la stessa cosa. Per quanto riguarda quello che ha appena detto, beh, si è già risposto da solo, se non c'è una parte della, della vicenda giudiziaria, attacchi alla giunta non ce ne sono altri, proposte zero, non ho sentito niente di nessuna proposta, non solo da Farsetti ma anche da altre parti, quindi abbiamo già visto dove va a, eh, andrà a battere la, la campagna elettorale di Farsetti e sarà sulla vicenda giudiziaria, ma... Ovviamente noi le, le, i processi non si fanno qui in televisione, non si fanno nemmeno in un dibattito, li fa la magistratura, quindi noi non diciamo nulla su questo, su questo aspetto qui. Per quanto riguarda l'amministrazione non si può dire che bene, perché ovviamente si, parla, si parte da una cosa, prima cosa mi viene in mente: capitoli di spesa per per la manutenzione, siamo partiti a capitoli di spesa di eh, anni fa che andavano da 250 a un massimo di 300-350 mila Euro, Gamorini l'ha portati a 2 milioni, eh, posso parlare di turismo, cifre eh, doppie per quanto riguarda Arezzo, cose mai viste sul, sul territorio aretino, eh, le due fondazioni turismo e cultura che hanno contribuito sia allo stesso turismo, ma anche alla cultura, mh, sotto gli occhi di tutti, città. Importanti ci chiedono anche l'UMI su questo aspetto. Qui eh, una, una trasmissione veramente ben poco per andare a continuare eh, su, su, sull'aspetto dell'amministrazione. Vedo già comunque dove le opposizioni andranno a parare, che sicuramente saranno solo ed esclusivamente le vicende giudiziarie. Eh, di proposte e temi, zero. Anche poco fa non ne abbiamo sentito uno. Vediamo se li portano luogo, comincerà il dottor De Angelis. È... Non c'è problemi che... per ditti che noi, sicuramente, della vicenda ah. giudiziaria non ce ne interesserà assolutamente niente. Saranno problemi, come diceva Appia, dell'amministrazione giudiziaria. Quindi, problemi loro. Non mettiamo sicuramente sul piatto questa cosa perché eh, non ci interessa, come dicevo, e quindi la nostra lotta contro il sindaco Inelli sarà data soprattutto dai fatti e dalle cose che ha fatto e non fatto, soprattutto. Dottor Di Angelis, che cosa imputate a questa Giunta? Ma dunque, vorrei fare una piccola premessa. Io imputerei a questa Giunta la grossa delusione che ha dato. Cioè Effettivamente, mh, prima si diceva che non basterebbe una trasmissione, ma io penso che basterebbe. Eh, abbastanza per quello che è realmente è stato fatto. Uh, erano state promesse tante cose, sia nel tema della sicurezza, sia in tanti altri temi e sinceramente forse perché ho un'idea completamente diversa di un progetto di cultura che non sono certamente i mercatini, o un, un progetto diverso che non è quello del Raro Festival. Quindi è un progetto diverso. E, effettivamente bisogna riscontrare che se c'è il desiderio da parte di persone appartenenti a liste civiche eh, ovviamente orientate a un fronte progressista perché eh, ognuno di noi porta la sua ovviamente la sua presenza eh, devo dire che eh, c'è bisogno di sentire di questo cambiamento. Noi dobbiamo ricordare delle cadute di stile che ci sono state in questa giunta. Io penso che il mio interesse alla politica nacque per una famosa lettera che scrissi perché bisognava denunciare la famiglia Moschi per danno d'immagine. Ecco, credo che questa sia l'immagine che molti di noi hanno, molti cittadini hanno de, di questa giunta, del sindaco Ghinelli molta presunzione e veramente poca sostanza nel risolvere i problemi. se vuole veramente rispondere. Beh, È una sua supposizione legittima più che altro ma non è il, il pensare di tutti quanti ovviamente. Noi siamo convinti che l'amministrazione ha fatto bene, ci ne terranno conto i cittadini fra due mesi e mezzo, quindi vedremo a quel punto chi ha ragione, noi siamo convinti di questo. E, sotto questo aspetto ognuno ha le sue. Eh, le sue legittime opinioni, non, non lo metto in dubbio, ma la realtà dei fatti, a sentire anche ovviamente quello come risponde la cittadinanza, sono ben altre. La cittadinanza, eh, per quanto riguarda la, no la nostra impressione, è di aver fatto bene. Ovviamente cinque anni di amministrazione con tutte le burocrazie che ci sono eh, adesso negli ultimi anni, anche con le nuove, le nuove leggi eh, che ci sono state introdotte negli ultimi anni. Frenano molto e non poco le amministrazioni comunali, ovviamente non solo Arezzo, tutte le, le, tutte le amministrazioni comunali, tutti i comuni, non solo, anche le regioni e quant'altro, quindi non è un, una cosa così, così a caso. Eh, logicamente si può fare di più, quello possiamo fare sempre, soprattutto quando si parla di beni e servizi ai cittadini, quello sicuramente sì. Però ovviamente le, le burocrazie intasano in, 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 in maniera importante il, il fare delle amministrazioni. Eh, cinque anni, ovviamente eh, si parla sempre di due mandati, no? si inizia con i cinque anni, si guarda di fare il più possibile per poi riproporsi per i prossimi cinque anni e portare a termine quello che non, riusci, non siamo riusciti a portare a termine per i cinque anni precedenti. Ovviamente gli obiettivi ci sono, eh, sì, è vero. Ma anche al dire dello stesso Ghinelli, infrastrutture importanti eh, non, sono, non sono state portate a termine. Abbiamo iniziato cose importanti, soprattutto negli ultimi mesi. Riguardo Torre di via Fiorentina, eh, l'ultimo allacciamento della strada lì alla Rotonda di Siciliano che porta in via Bucontra a Montefetto. Ci sono opere importanti che, eh, ovviamente, sono iniziate. Intanto sono iniziate e già questo può, 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 si può dire che è una notizia perché spesso nemmeno iniziavano. Ovviamente se mh, ci fosse stata un pochettino più di grinta, quello ovviamente sì, ma mh, accostata anche a un, uh, riuscire a uh, svolgere in maniera rapida anche la, la burocrazia che garantisco io finché non ero nell'amministrazione per capire bene come funzionavano questi tempi, veramente è incredibile frena veramente tanto e ovviamente ci, ci, ci siamo adoperati e ci adopereremo anche per i prossimi cinque anni anche per portare a termine tutte queste infrastrutture importanti che a costato una buona amministrazione sicuramente faranno del bene ai cittadini. Diego. Sì, no, io ecco, al di là appunto come abbiamo detto che i processi si fanno nei tribunali e quindi non si fanno in televisione. Però ecco, spesso, volentieri, molte cose si dicono anche nelle strade, quindi quello che io eh, raccolgo un po', diciamo, no? quindi quando la mattina vado a prendere il caffeino al bar. Quindi, e, e diciamo che e, si sentono appunto lamentele, soprattutto per quanto riguarda ciò che è stato fatto magari ecco, eh, sulle periferie, e cioè vado a dire poco o niente. Quindi, ecco, e le periferie anche per dire poi le frazioni se, se non qualcosa acquarata per dire o diciamo che si conta sulla modernità quindi io capisco che appunto ci sono anche tante problematiche come diceva appunto Jacopo che, ed è vero quindi perché oggi governare credo che sia proprio una, una missione più che ecco, una eh, però ecco quello che io vorrei dire è che purtroppo questa eh, politica, la politica di, e mi riferisco un po' a tutti, è sempre un po' distante dai cittadini. Quindi, e i cittadini di solito avrebbero, avrebbero necessità invece di dire la loro e di dire eh, ciò che succede nei loro posti dove vivono tutti i giorni, nei loro posti dove portano a scuola i loro bambini, dove portano... per, ecco, e quindi, per non parlare poi anche diciamo, di, di ciò che sono eh, le imprese. Le imprese, io mh, le rappresento un po', perché chiaramente faccio diciamo, questo mestiere, quindi sono un commerciante. E, quindi, ecco, e, e certe volte magari eh, mh, ci sono state poche attenzioni. Ecco, e quindi, mh, probabilmente, eh, diciamo che da fare ci sarebbe ci sarebbe tanto quindi, ecco al di là di quello che è stato fatto fino ad ora, però, io quello che ora voglio raccomandare è per i prossimi che verranno e quindi, dopo, non diciamo che nessuno l'ha detto e nessuno lo aveva prospettato, che c'è bisogno appunto di collegamenti con, con la cittadinanza, ecco perché ce n'è bisogno, ve lo garantisco. E quindi, ecco per questo che dico chi andrà a governare ecco, e poi, dopo. Non diamo sempre le colpe, che, anche se ce l'hanno, alle solite burocrazie, alle solite eh, lungaggini, perché ecco, diciamo che certe volte le colpe sono anche di chi è lì a governare. Quindi, ecco, e onestamente, poi dopo a noi, certe volte, è molto difficile, noi cittadini, capire là dove eh, si è ritardato per, per una parte diciamo, burocratica oppure perché e quindi anche in quei casi andrebbe spiegato eh, e quindi andrebbe magari eh, col, diciamo, eh, trovato il modo di comunicare e comunicare appunto a, a, alla gente quello che succede, perché sennò sembra che eh, una volta che eh, il cittadino ha eletto quello che deve essere lì a governare, quello si sente, io a me mano eletto e quindi... Faccio quello che mi pare. e Non è così. Secondo il mio punto di vista, non dovrebbe essere così. Anche se questa a livello locale no, è un'elezione dove diciamo sono più, credo, le, le beghe, come si suol dire, sì, che, già, no, già, sì, che, uh -huh. che certo. Anche il tema delle, delle le periferie. Credo a ogni campagna elettorale no, si dice che per le periferie. Le periferie si, sempre, si lamentano sempre. Io ricordo tutte le campagne elettorali, si è detto no, per le periferie. Cioè, se è stato è fatto è poco, niente, è un tema annoso anche perché non è semplice eh, spesso. No? In più, più degli altri anni è stato fatto. Eh. Non a caso un'ultima interrogazione, non ultima, insomma, un diverso tempo fa un'interrogazione del Partito Democratico riferita proprio al tema delle periferie. Fu, uh, fu azione da parte del, della risposta dell'assessore Camorini con una lunghissima lista di interventi fatti nelle periferie. Bisognerebbe... Ma infatti sono qui a rivendicarlo, eh. mica sto dicendo che non va bene. No, assolutamente. Per quanto riguarda le periferie è stato fatto, ovviamente non si farà mai abbastanza, non mi stancherò mai di dirlo, però in questa amministrazione ci ha puntato molto gli occhi e anche le mani, perché abbiamo fatto veramente tanto sull'illuminazione, sulle strade, per quanto riguarda marciapiedi, per quanto riguarda parchetti per i bambini, abbiamo fatto moltissime cose per quanto riguarda le frazioni che erano dimenticate. dimenticate. Tanto a dire, ora non so che bar frequenta, eh, perché io ne ho frequentati altri, e anche nelle frazioni, sì, altri, di, e, anche nella, e anche nelle di frazioni, dove invece le persone mi hanno detto che il comune cioè, non si era mai visto. Quindi mh, ci sono luoghi e luoghi chiaro, comuni, chiaro, eh, chiaro, quindi bisogna nei bar mai generalizzare poteranno. perché, Ognuno ovviamente, le, le, per i le, perché le azioni si può dire anche bar, che si sentono. Ma i bar che frequentiamo sono completamente differenti perché se facciamo un giro per tutte le periferie per le frazioni soprattutto io vivo in una frazione il comune è totalmente assente ora che si rivendica aver realizzato un marciapiede che è una buonissima cosa Ma non, non può essere la risoluzione dei non problemi delle periferie di Arezzo la, il, la situazione è molto più complessa le periferie e le frazioni di Arezzo non questo solo per colpa di Chinelli evidentemente sono dei dormitori sono diventati dei luoghi di transito tra la, la zona dove si dorme fondamentalmente e la, la zona dove si vive la realtà quotidiana del lavoro, della scuola, che è più il centro cittadino. Questo rapporto evidentemente ha delle cause urbanistiche, ha delle cause di progettazione della città, che sono state fatte in maniera totalmente, eh, evidentemente, non considerando l'evoluzione dei tempi. Eh, dal nostro punto di vista è necessario invertire completamente la rotta. Lo stesso comune di Arezzo ha riportato al centro. Ha riportato sì, le proposte di... il Comune di Arezzo. L per esempio, le proposte, proposte. Se, proposte. se mi fai parlare, ti hai eh, vai, parlato di non interrompere vai, prima se primo vai, a interrompere. Eh, Annodo questa piccola discresione. Se mi fai finire Va, riesco adesso. anche a indicarti. Per vai. esempio, gli uffici comunali devono essere, alcuni uffici comunali a rotazione, a turnazione, devono essere riportati all'interno delle frazioni per dare un segno tangibile della presenza del Comune, per offrire dei servizi concreti ai cittadini. La eh, mobilità pubblica deve avere delle caratteristiche che permettano di poter Fruire dal, dalla periferia al centro, potendo non utilizzare la macchina privata, non congestionando il centro cittadino e, e svolgendo su delle eh, direttive precise di traffico un servizio efficiente per connettersi al centro. Questo è ridare eh, vitalità al, anche alle periferie e metterle al servizio. È chiaro che poi, dopo, qui bisogna rimboccarsi le maniche e rifarsi dal nome del padre, per quanto dice, perché se si andava ad analizzare le singole frazioni, i singoli quartieri, la lista delle lagnanze è inferiore. Infinite. Veramente il lavoro che ci, ci aspetta è veramente, penso, molto complesso. Allora ci dobbiamo fermare un attimo, poi ripartiamo. Comunque, mi pare che c'è un grande pluralismo tra i bar. Questo diciamo lo, lo possiamo sì, sono dire: il bar, eh, bar è schierato. Tu non, non frequenti so. manco i bar, va no. bene, è un problema che ci interessa approfondire, ma ne parliamo tra poco. Eccoci tornati dalla casa dell'energia. Allora, non so se il dottor De Angelis voleva agganciarsi eh, volentieri, ma io volevo fare solo due osservazioni. Una Riguardo al discorso delle periferie, ma il problema non è solo delle periferie, il problema riguarda un po' tutta la città, non dimentichiamo situazioni come Saione, insomma, ne abbiamo parlato. Ora non mi piace entrare nella polemica, anche perché un po' il significato della lista che noi vorremmo mettere insieme è un po' il discorso della lista delle competenze. Quindi, io non voglio scendere in settori, lui parlava prima di proposte, quindi io mi occupo più di sanità e quindi. Vorrei fare qualche spunto che potrà essere utile su un programma sulla sanità. Certamente la sanità è una situazione complessa, lo stiamo vedendo adesso per vari motivi. È una situazione complessa perché si gestisce sempre con delle risorse che sono un'interfaccia un che è la Regione e che a sua volta ci si interfaccia con lo Stato centrale, quindi questo non è sicuramente facile però sicuramente un'iniziativa nuova sia da, eh, da parte dei cittadini e degli operatori che può essere spinta dal comune ovviamente in sinergia con, eh, con, eh, con la città è l'importanza dell'aspetto delle cure intermedie che è una cosa che sarà fondamentale per i cittadini, che sarà il problema del futuro, sempre più l'ospedale dovrà essere un ospedale di qualità ma rivolto e ha bisogno di molto specializzazione. di specializzazione ma rivolto agli acuti e il problema invece del cronico è un problema nazionale che lo stiamo dicendo ma è un problema dove le risorse comunali e la spinta soprattutto del comune che senta questa problematica importante Ecco, credo che sarà un argomento interessante in questa campagna elettorale. Ecco, volevo aggiungere solo questa riflessione. Ecco, a proposito dell'organizzazione dell sanitaria, eh, diciamo che anche il PD forse dovrebbe fare un po' autocritica, no? perché a livello regionale questo modello no? delle cosiddette aree vaste... Eh, insomma, ha creato diversi problemi. Mi chiedo anche per chi ci lavora, sì. ecco, che come ha, ha vissuto Ma, questa eh, cosa. Diciamo questo: ehm, le aree vaste eh, sono nate da una esigenza, che era quella di, in teoria, di razionalizzare le spese e di fare un modello organizzativo perché le risorse in sanità non sono infinite e soprattutto sono, ci sono stati tagli per anni, tagli lineari. Eh, soprattutto, chissà la mia provenienza anche politica, sa quanto io insista su che il sistema sanitario deve essere pubblico e quindi devono essere fatti investimenti ben superiori in sanità, cosa che. Il precedente governo proprio, mh, non aveva tenuto in nessuna considerazione e quindi oggi ci stiamo rendendo conto dei problemi dei tagli nella sanità. Le aree vaste hanno, hanno creato delle criticità, ma non è ora secondo me il momento di iniziare a dire 2, 4, 6 dando dei numeri all'otto. Sicuramente andranno rimodulati e già Gianni si è dimostrato pronto a rimodulare queste aree vaste, ma un problema è veramente grosso, è stata la costituzione di Estar come unica centrale di acquisti al momento che avevamo delle aree vaste, perché ha portato un livello di dialogo fra la parte acquisti, la gestione concorsi e le aree vaste difficoltoso. Il rimodulare questo modello senza fare né troppi passi indietro può essere fondamentale per, perché gli operatori ritrovino fiducia, quindi bisogna una, riproporre gli ospedali provinciali come ospedali di alta qualificazione, lasciare nelle aziende universitarie solo quelle branche strette in cui la casistica è ridotta e hanno bisogno quindi di una grossa casistica e risburocratizzare, questo sicuramente sì, a livello concorsuale, in modo che i concorsi possano essere più efficienti. Noi ci troveremo in un periodo in cui in sanità mancheranno medici, mancheranno operatori e avremo bisogno di tutte le risorse territoriali e regionali per aumentare le scuole di specializzazione, aumentare le borse di studio. Quindi sarà un lavoro importante. Se si pensasse che il problema è semplicemente solo che le aree vaste, un po' la, fa la favoletta che ci si deve spostare, è vero, ci si deve muovere, no, il problema è più profondo, è un problema di investimenti. La regione toscana, questo glielo devo ammettere al PD, comunque rappresenta un'eccellenza nell'ambito del panorama, risulta sempre fra le prime tre regioni con interscambio per la qualità dei servizi. Sanitaria. ecco che ci sarà bisogno di che cosa? Per esempio io ho avuto una polemica sui giornali con Fratelli d'Italia, perché, perché ho scritto che bisognerà ripensare un diverso modo del rapporto pubblico-privato. Io vedo che il privato deve essere al servizio del pubblico e deve poter essere integrato con il pubblico. Quindi, noi dobbiamo stare attenti a programmare il proprio futuro perché se noi rischieremo, se no in futuro, che grandi fasce della popolazione saranno fuori da un sistema di protezione. Quindi, se non implementeremo delle forme nuove, intelligenti di collaborazione e questo anche proprio locali, territorio del nostro territorio, noi potremo avere in futuro dei grossi problemi. Chiaro Giuseppe Marconi, che è un po' quello che diceva prima Daniele Farsetti, no? eh, sostenete Ralli, quindi sostenete quello che è il candidato del, del PD. Ecco, Daniele Farsetti, in apertura, ricordava però un po' di cose che a suo giudizio insomma, eh, non, non sono andate particolarmente bene no? quando c'era il PD che governava. Quindi, perché voi appoggiate Ralli? No, veramente, questo l'ha detto Farsetti. Eh, è siccome la... era in prima persona a quel periodo, ma anche nei primi cinque anni, non nei secondi cinque anni ti posso dire che da parte mia ci fu il massimo impegno per dare alla cittadinanza le, le risposte più possibili indipendentemente da chi rappresentavano e cosa erano. L'importante è che erano i cittadini della città di Arezzo. Questo poi mi sembra che non è stato fatto, più fatto e oggi ci siano problematiche su questo aspetto. Io vorrei fare una domanda a APA. Visto che eh, oggi si decanta tanto il sindaco Inelli, perché Forza Italia è stata così recalcitrante nel re rinominarlo? Ma ora fa il giornalista Marco? <ride> sì, <ride> opinionista dietro, va il come giornalista Marco. Pionista per questa televisione oggi faccio una domanda. Ma lì come opinionista o come... Candidato? Lui. Come, no. come opinionista dai. Eh, Perché insomma oggi... sarai candidato intanto in Consiglio Comunale? Tutto lo vedrà la lista civica cosa fare? Quindi non è sicuro, assolutamente. Beh, allora io rispondo subito, se no mi eh, sembra che non voglio rispondere, a parte che c'è stato qui poco tempo fa Angelo Rossi, consigliere del mio gruppo, sì. che ha detto giustamente quello che è il pensiero, quindi c'è stata una semplicissima riflessione di, non, non solo di Forza Italia, ma di tutte quante le parti politiche per quanto riguarda il centro-destra, legittima, riferita al momento in cui... Eh, sono stati degli eventi particolari e legittimamente tutte le forze politiche hanno fatto una riflessione legittima su quello che si doveva fare, si doveva aspettare, non si doveva aspettare eh, quant'altro, ci sono stati chiarimenti, sono state delle proposte e Ghinelli è, è, stato, è stato scelto come ricandidato, quindi né più né meno. Per quanto riguarda sì. poi l'aspetto, diciamo eh, tecnico di, di queste liste civiche che mettono sempre avanti il cittadino la politica no, la politica no, la politica no mm, questo modo, cittadino modo poi in realtà cittadino. si arriva a ballottaggio e fanno l'apparentamento per, eh, per prendere qualche, qualche, qualche posto per prendere qualche assessorato per prendere qualcos'altro a... ah smetti, smettitemi, smettitemi smettitemi a qualsiasi ballottaggio, ballottaggio nella lista di faccetti nella lista di Cosa marconi prometti? faranno l'apparentamento Farò apparentemente Parato. sicuramente, eh, i cittadini <ride> all'improvviso la politica viene messa davanti. Se adesso, se adesso eh. la mia lista civica appoggerà lì. Sì, è già è fatto anche, fatto. Se, anche se ora come ora sì, sì, ci vuole cittadino. un bel camminare eh, perché i, le percentuali, i votanti, per ma quanto riguarda. quello che sarà, sarà. Il, eh, hai fatto domanda dei Ghinelli io Posso fare eh, l'opinionista eh, io adesso? Eh, ma domanda allora, domanda faccio l'opinionista io. io, domanda io. Domanda <ride> <ride> Voglio dire, non è, sarà un bel camminare perché giustamente per. Eh, per arrivare a prendere migliaia di voti è importante oggigiorno, quindi le componenti politiche importanti sono veramente alte, quindi sarà molto difficile arrivare a chiedere anche un apparentamento secondo me. Facciamo la stessa domanda anche a Daniele Farsetti in caso di ballottaggio? Noi portiamo avanti un processo politico che ci vede autonomi in questo senso. È chiaro che tutti i ragionamenti, secondo me, che non, fanno, non prendono in considerazione le regole con cui si partecipa a una competizione politica sono ragionamenti bimbo minchieschi. No? Quindi non si può pensare che non sia tutto neutro. Bisogna vedere le condizioni con cui si arriva a un ballottaggio. Se ci arriveremo ha un ballottaggio che è un altro elemento che secondo me eh, va valutato, perché non è detto, la legge maggioritaria che governa eh, l'elezione del sindaco prevede che se vincono, ovviamente se vince con la maggioranza assoluta non c'è un ballottaggio, per cui... Eh, questo che, parte, cioè, è, cioè. Un è un aspetto che evidentemente andrà definito nell'ipotesi di un secondo turno. Noi, noi concorriamo insieme. in questo momento per avere ah, è chiaro, è chiaro. la nostra posizione e cercare è di chiaro. conquistare quel 51% è dei giusto. voti. Partiamo alla pari come tutti e non ci vergogniamo di questo. Anzi, secondo noi fare politica dentro una lista civica è fare politica con la P maiuscola ancora maggiore, perché evidentemente noi lo corriamo senza paracadute, non abbiamo la possibilità poi di fare i presidenti o il Consiglio di amministrazione in qualche società partecipata o addirittura chiedere mutui a favore di qualcuno perché poi venga nominata una società partecipata. Siamo scombri e liberi di questo. Abbiamo anche detto che proprio per essere liberi e indipendenti dalle nomine e da qualsiasi partito che ci volesse tirare la giacchetta non accetteremo finanziamenti superiori ai 100 euro perché l'indipendenza dal nostro punto di vista in politica è una cosa meravigliosa. E visto, tutti, e visto che siamo tutti. No, Dobbiamo, noi abbiamo detto, dobbiamo arrivare al secondo okay. turno e poi poi dobbiamo... sicuramente non ci apparenteremo con Chinelli, questo è poco ma sicuro ah, okay. questa è una cosa e che te voglio te sgombrare sicure, vogliamo, vogliamo già, sgombrare noi, abbiamo, siamo, sc... noi abbiamo, siamo scesi okay. in politica no, no, chiaro, perché eh. l'amministrazione di centrodestra negli ultimi, ultimi 5 anni l'amministrazione degli ultimi anni è stata la peggiore probabilmente nel corso politico della storia del comune di Arezzo questa è la molla fondamentale all'inizio hai detto di non interrompere e continuo che sempre interrompi ti voglio fare Domanda polemistica. Oggi eh, è emerso da un quotidiano online che il sindaco Ghinelli ha speso 75 mila euro di tutti per farsi lo spottone elettorale del proprio libro dei sogni degli ultimi cinque anni del suo governo. Un libro molto infarcito evidentemente di fotografie perché come lei, hai rivendicato che l'opera pubblica più significativa è una rotonda via Montefeltro, quindi questa evidentemente la dice tutta sull'opera di Ghinelli in questi cinque anni. Questo è un dato che secondo me è assolutamente eh, censurabile e ti chiedo a questo punto, con quei 75 mila euro, ognuno di noi ovviamente ha le proprie priorità, io penso agli asili, alle scuole, tu pensi ai marciapiedi, quanti marciapiedi con quei 75 mila euro scuole, guardi, pagati da tutti ci potevamo fino, fare? Questa, questa è una mattina. risposta che mi interesserebbe fino fare la, più dell'apparentamento. Quanto pensi tutto. che sia stato corretto buttare, buttare già già via risposta. 75 mila euro di soldi per volevo... fare il libro dei sogni di Chinelli? Prima di rispondere volevo dire un'altra cosa, io ho le, queste liste ci specialmente queste liste sì, 75, sì, 75 mila euro possono essere tanti, possono essere pochi, ovviamente quello è una decisione del sindaco e della giunta e Hanno cercato di informare sì, una, tutti una... quanti i cittadini perché vanno informati, ovviamente. Tutti I quanti i cittadini. Basta fare un PDF nel sito del comune per dire la legge chiede di dire quello, quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto. Questo, questa questa azione è, evidentemente, uno spot elettorale no, 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 fatto con i soldi di tutti. Va bene. Allora, vado sulla seconda cosa: che è la, 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 la lista questo discorso di specifiche. Io in realtà, Farsetti e Marconi, li voglio bene perché tolgono i voti alla sinistra. Più voti vanno a dispartizione per quanto riguarda il centro-sinistra e la sinistra, più voti ci sono per noi. Quindi io in realtà i voti di tutti anche no, tu te... io ho capito che no, oggi ho dei capito dei che dei stasera i eh, voti questa è una, questa è una, una cosa bella che... anzi ah, sì, fatene di più perché è ancora meglio quindi mm, ovviamente andate a indebolire il Partito Democratico andate, deve andate, deve a, a, andate a indebolire tutte le altre liste de de della sinistra quindi vi spartite i voti non arrivate perché tu pensi non arrivi, che non ovviamente le buone idee vengano votate solo a sinistra ti do una notizia le buone idee se sono buone idee sono portate avanti da persone credibili vengono votate anche da destra, oh, che non ti preoccupate con vedere, ma con due mesi e cioè, mezzo eh, manca poco. Vedi, lo vedrai, lo vedrai no, su che mancherà tanto vorrei... ah, in via, no? Eh, perché con questo coronavirus penso che le elezioni andranno più in là. Vorrei solo inserirmi, eh, vorrei molto, solo inserirmi un attimo. Eh, sì, è, è, è un po' interessante questa visione eh, di parlare ora dell'apparentamento delle cose, e poi delle liste civiche. Io penso che almeno quello che abbiamo in testa noi, parlo ovviamente per. Me in persona è di creare una lista civica chiaramente orientata, molto chiara, che non vuol portare, togliere nessun voto a sinistra, ma lo vuol portare a un fronte progressista. Io almeno se andrà in porto questo progetto mi spenderò per questo. Sappiamo che Luciano Ralli sarà il nostro candidato e cercheremo di portare delle idee, quelle idee che probabilmente. Il solo Partito Democratico non, po non ha portato non, o potrebbe non portare avanti. Quindi questo nasce la lista civica dove alcune persone di una certa più o meno co conosciute o non conosciute ma comunque che desiderano impegnarsi vogliano portare avanti delle idee che sinceramente con tutto il rispetto per le opinioni de che ho sentito fino adesso non mi sembra che l'amministrazione Ghinelli abbia portato avanti. Io non riesco a trovare dei punti che mi abbiano soddisfatto, poi sarò particolarmente esigente e per questo riteniamo molti di noi non hanno grossi interessi in politica, io in particolare, ma pensano che metterci un pochino la faccia e dedicarsi ai problemi per una città sia importante. Oddio ora con quello che ha detto Degliaslone, non so se vi ci vogliono i partiti democratici. Eh? Io ho detto delle Aslone quello che ha detto Gianni non più di 20 giorni ecco. fa. Qui che abbiamo detto delle aslone. Ma anche non è che mi sembra che godeva di tanto. No, voglio dire, abbiamo detto delle aslone quello che ho detto prima. Io non credo che lei abbia chiarissimo eh, il discorso degli aslone, no, l'est, no, no, l'est. No, no, perché... Sì, volte, sì, in sì in e possibilità appunto. Possibilità e, ho, e, ho visto, e ho visto, e infatti mi è parsa di scarsa preparazione. Di scarsa preparazione. Ok. Esatto, sì. oh, ognuno ha la sua idea. Io sì. non l'ho mai interrotta, sì. mi sì. pare, non ho, ho, ho detto qualcosa mentre lei parlava? No, no, no. E allora mi faccia finire poi lei replicherà. Ho, ho letto con attenzione e come ho le, le leggo tutte Fratelli d'Italia, ho avuto l'impressione di una scarsa preparazione, le ho, de, le ho detto chiaramente qual è... Fratelli secondo, ho, è Forza di Forza Italia. Ho parlato di Fratelli d'Italia e di Forza Italia, l'ho capito benissimo. E ho parlato di scarsa preparazione perché eh, mh, le ultime cose che abbiamo sempre detto... Sono molto chiare, io non devo difendere il Partito Democratico perché non devo difendere, difendo il sistema toscano della sanità perché è un sistema toscano di eccellenza, tante cose, semplicemente solo di quello mi occupo io, l'alta tecnologia, cioè è l'unico sistema in cui la robotica in tutta Italia, compresa la Lombardia, non è privata ma è pubblica e è al servizio dei cittadini. Alcune cose ammettetele che sono migliori di voi. Un elemento di critica lo possiamo introdurre nella, nella, ah, ah. nella tendenza negli ultimi uh, dieci anni di governo Rossi di tendere verso una privatizzazione di certi tipi di servizi. Ah, L'emergenza coronavirus che tutti noi in questo momento stiamo vivendo ci dice quanto invece è importante investire e credere in una sanità pubblica perché io chiedo, ho chiesto oggi su un post su Facebook, retoricamente, allora. quante cliniche private hanno reparti terapia intensiva al loro interno e quanti io reparti io di rianimazione, perché credo. ovviamente il privato ha interesse a fare le operazioni di routine su cui può marginare che. e guadagnare, investire nella sanità pubblica deve essere una priorità per la nostra nazione allora. ovviamente. Io sottoscrivo pienamente quello detto, chiunque sa della mia provenienza e sa della mia amicizia con Walter Ricciardi sa qual è la mia posizione sull'investimento della sanità pubblica e concordo pienamente che gli ultimi anni dell'amministrazione Rossi io non li ho condivisi in alcune scelte di questo tipo. Allora, eh, per diciamo, precisare il, quello di cui diceva prima Daniele Frazzetti, no, il, il, questo qui, il libro Il futuro è qui che sarebbe Il bilancio sociale. Eh, L'Ortica no, ha pubblicato il, eh, diciamo il, il, il costo che è 36.651 più 25.803, eh, un po' per credo la. Eh, cosa c'è scritto qui? Eh? Eh, Ideazione produzione esecutiva il volume e poi per la stampa con affidamento diretto a due società di Parigi. Eh, Secondo Parma. noi, qui mancano ancora i costi di spedizione, però vediamo un po'. Dove cioè, andiamo bello. a finire? Profuma, profuma. No, sento... è bene. Molto bello. Allora, cosa volevi dire? Che... Io volevo pa abbiamo parlato un po' prima di ripensare la città, no? e, e io, in questi quattro anni di gestione di questo bene pubblico, perché ricordiamo che la Casa dell'Energia è una proprietà pubblica gestita privatamente da dalla mia società e da tanti altri imprenditori che sono qui dentro. Eh, ne abbiamo lanciate tante di proposte di rivedere il centro storico, di rivedere la riorganizzazione del, anche del traffico, dei flussi e di andare verso una mobilità sostenibile. Io sono contento perché oggi se si può inquadrare nel mese di marzo eh, coroneremo questo progetto che si chiama Progetto Suma, dove dentro ci sono, come vediamo, le più importanti università toscane, quindi università di Pisa, di Siena, di Livorno, nonché c'è anche Piaggio che fornisce i mezzi elettrici e ci sono aziende del territorio importanti come per esempio Zucchetti Elettrosistemi, Graziella Green Power e eh, altri, diciamo, altri imprenditori aretini che appunto partono con questa struttura urbana multifunzionale attiva. Che cosa significa? Che all'interno di Casa dell'Energia verranno... Collocate delle batterie di diversa natura, quindi batterie al sale, sia di anche iuduri uduri metallici, che alimenteranno dei mezzi elettrici per partire verso un irradiamento della mobilità sostenibile all'interno del centro storico. Io volevo chiedere diciamo, ai candidati qui, alla giunta, alla giunta Comunale e ai candidati che si sono presentati qui, come pensano diciamo, di rivedere o in qualche modo di implementare questa mobilità sostenibile all'interno del centro storico. Noi sappiamo diciamo, che Arezzo. Come dire, è una città che è un po' disconnessa tra la parte sommitale e la parte dove ci troviamo noi adesso, che è appunto il, il basso centro storico. Noi, insieme ad Atam, avevamo lanciato la possibilità di creare Baldaccio come un parcheggio scambiatore enorme da dove si potesse irradiare. Sappiamo che con Baldaccio ci sono più di mille posti, oggi non sono sfruttati quasi per niente di rivalutarlo e di poter ripartire diciamo, come parcheggio scambiatore e di irradiare una mobilità sostenibile all'interno del centro storico. Io quindi chiedo a queste persone che sono qui oggi di entrare un po' in media stress e di far capire a noi cittadini eh, quale potrebbe essere diciamo, una, un miglioramento, un, come dire, un, un cambiamento di rotta anche per, per cercare di eh, come dire, rendere il centro storico ancora più fruibile di quello che è oggi. Insomma. Dopo la pubblicità. Ultimissima parte, allora, capitamente sulla mobilità sostenibile, che partiamo da Jacopo Apa. Un fattore molto importante sicuramente, sicuramente sarà anche un, un punto per quanto riguarda il nuovo programma della, della, della nuova coalizione del, del centrodestra unito che andrà a, a presentarsi alle elezioni, quindi sarà sicuramente un punto importante dove metteremo molta attenzione. Eh, non è da non considerare il fatto del, del parcheggio Baldaccio perché ovviamente avrebbe bisogno di una, di una chiamiamola tra virgolette attrezzatura del genere. È anche vero che però il parcheggio Baldaccio eh, sarà preso. Diciamo anche lì mettiamoci da assalto per quanto riguarda eh, la, la nuova casa della salute. Quindi sarà un, un tema molto importante da poter mettere un attimino un bel tavolo su. Per quanto riguarda una riorganizzazione di punti per, per proporli alla cittadinanza, quello sicuramente è sì. Sono disponibile allora a partecipare a questa cosa perché secondo me dalla mobilità sostenibile parte. Diciamo, sì, anche anche un a livello di generale, azione. ovviamente. Sì. Eh, Daniele certo. Diciamo che questo è uno dei punti, punti focali del nostro programma: è la sostenibilità. La sostenibilità poi si, si declina su moltissimi aspetti, evidentemente la sostenibilità economica pensare a un tessuto imprenditoriale che viene stimolato dall'amministrazione comunale a portare avanti progetti innovativi che parlano appunto di business ma con una prospettiva e declinato la sostenibilità eh, ambientale, perché uno dei temi che dobbiamo assolutamente avere come focali e centrali nel nostro progredire eh, quotidiano è che dobbiamo lasciare questo pianeta a qualcuno che viene dopo di noi, e quindi questo è un elemento che non, non può essere secondario rispetto a qualsiasi azione che quotidianamente compiamo. Quindi, per esempio, un, concetti di economia green, di green economy, di economia circolare devono essere per forza al centro del progetto, sicuramente sono al centro del progetto di patto civico, evidentemente la mobilità è una delle caratteristiche che con, con, insieme alle altre forze in campo eh, permettono di portare avanti questo tipo di strategia. Noi eh, crediamo per esempio che ovunque un centro cittadino sia eh, il più sgombro dalle autovetture possibile, quindi sia pedonalizzato. Le esperienze europee ma anche italiane ci portano a dire che sicuramente diventa un centro cittadino, un'area cittadina, perché poi non è che questa esperienza può essere fatta solo nell'area centrale, può essere fatta anche nei, nei quartieri eh, più periferici, evidentemente. Dovunque eh, il cittadino può, eh, le persone possono tranquillamente. Camminare, passeggiare, utilizzare quindi eh, la città eh, per viverla in maniera più compiuta, eh, si crea un meccanismo positivo. Rifiorisce il commercio, la sicurezza aumenta perché, evidentemente, quando le persone frequentano un luogo automaticamente sono a un presidio di eh, sicurezza e. Eh, e per fare questo noi abbiamo pensato che sia necessario eh, da un lato eh, deincentivare l'utilizzo del mezzo privato, dell'auto privata e viceversa, proprio ne anche nelle indicazioni che diceva Mori, eh, potenziare quelli che siano i servizi di trasporto pubblico collegati a dei parcheggi scambiatori nell'immediata periferia della città. Un progetto che noi abbiamo visto che ci chiedono le proposte noi siamo sotto questo punto di vista anche debordanti. Un'idea un che, che noi vorremmo portare avanti è per esempio l'area Lebole che come la giunta Ghinelli ha saputo immaginare è solo e soltanto un contenitore di edifici commerciali che ormai eh, non hanno a PIL nemmeno per chi investe, per chi ha attività in quel tipo di, di settore perché non hanno ritirato le concessioni a costruire nonostante il progetto già Approvato in via definitiva, noi pensiamo che quella sia un'area meravigliosa della nostra città, perché è un'area a ridosso del centro, collegata perfettamente con l'autostrada, vicino al polo espositivo e assolutamente eh, connessa alla rete ferroviaria. Quella potrebbe essere dal nostro punto di vista una sorta di metropolitana di superficie che colleghi grazie alla linea ferroviaria che. Ci staccante su cui andare a inserirsi il centro cittadino con quest'area scambiatrice, non solo fatta di parcheggi, ma poi anche di situazioni imprenditoriali che possano essere valorizzate da questo traffico di persone. Allora, capito Giuseppe Marconi su questo? Beh, sicuramente ci vede tutti d'accordo, penso a questo progetto che viene portato avanti, anche perché. Tutte le amministrazioni, compreso quelle di sinistra, non hanno fatto assolutamente niente in questi anni per risolvere il problema per quanto riguarda la mobilità nella città di Arezzo. Vedi linee vecchissime, vedi il eh, traffico che non è, sicuramente non ha il coraggio di intervenire per trovare soluzioni e quindi penso che sia una cosa da studiare attentamente, valutare attentamente con tutte le varie sfaccettature che verranno fuori e poi eventualmente avere, avere il coraggio perché ci vuole anche il coraggio di prendere certe decisioni che sicuramente molte volte saranno anche impopolari. Ridonalizzare il, ah, eh. il centro storico. Sicuramente, sicuramente è un'idea, un però... No, no, l'ha fatta tantissime altre città, tantissime altre città però ci vuole il coraggio di farle. Molti politici fino ad oggi non hanno avuto il coraggio di farlo. Devono essere anche, come dire, coraggiosi insomma, per il cambiamento. da un lato, da un lato... Pedonalizzare dall'altro gli strumenti eh. di poter arrivarci. Sì, sì. Tra l'altro, a proposito di linee, no, possiamo... stavo, no, stavo pensando che siamo passati da quelle linee arancioni dell'Atam no? Sì. siamo passati ai francesi. Eh, adesso, sembra il primo giugno. Eh. Entra... Come è una cosa di cui ti sei occupato all'epoca, no? Sì, abbastanza, ma abbastanza. Hai dato il via libera a, a, a questa cosa che poi... No, non... io eh, ho dato il via libera alla eh, sì. fusione fra LFI. Eh, però da lì e poi siamo andati... Eh, ma quelle eh. sono cose conseguenti che non c'entrano assolutamente... Siamo arrivati lì. ai francesi. Siamo arrivati ai francesi perché hanno vinto il bando. E vediamo un po' cosa succede. La di vediamo se loro... Se la metti di traverso. Ci si eh, forse. Io mi sono messo di traverso. Eh. Per la fusione? No, no, no per l'adesione la, 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 al bando unico regionale del trasporto ah, sì, pubblico sì, locale sì, perché, dal nostro punto di vista, una delle Elementi di critica alle amministrazioni di centro-sinistra sta proprio questo: la, sempre l'allontanamento, la creazione di ambiti sempre più grandi in cui il cittadino non conta più niente. L'acqua ha, ha un ambito addirittura, Rossi aveva parlato di ambito unico regionale del servizio idrico, quindi magari affidando il, il servizio alla Suez con sede in Francia, a Parigi. Poi, quando c'è qualcosa che non va bene, il cittadino va a, a, a suonare il campanello di una. Uh, di una porta francese diventa molto complicato. Noi siamo invece per Questa la dimensione. Una diversa, per scusa, una dimensione. Scusatemi, riferisco velocemente questo ragionamento. Noi siamo per il ridimensionamento, e il riavvicinamento degli ambiti del servizio in cui il presidio democratico del voto, ovvero il cittadino che va a votare, sa che cambiando l'amministrazione può cambiare anche la gestione di quel servizio e quindi riportarlo verso le proprie aspettative. Certo. Allora, se dobbiamo chiudere, che piego proprio rapidissimo. Io sono un appassionato appunto dei programmi, quindi ecco come tanti cittadini perché sennò cioè li, li leggi anche si li leggo anche perché sennò ne, sennò se no, se se no nessu, nessuno li farebbe quindi <ride> no quindi poi doveva van, un, un bel le. libro da 75 oh, € per eh, purtroppo molto, molto che, tra l'altro in quel libro ci sono quindi purtroppo ah, molto, ma tante molto tante spesso cose. rimango deluso le amministrazioni falsetti eh, eh, speriamo che ci sia un'amministrazione farsietti questo lo auguro fortemente per questa città molto molto spesso rimango delusore io spero che voi che siete qui diciamo, eh, per i eh, giovani rampanti eh, politici di, di, di grinta come si dice eh, non mi piace i eh, giovani rampanti i eh, giovani rampanti esatto. 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 Giovan Giovan e, eh, eh, e dico che eh, onestamente non mi fate dopo pentire di aver letto perché non vorrei cioè, perché anch'io ho un pochino di tempo e quindi sempre di meno e eh, credo che eh, sia tempo prezioso e dopo certe volte dico, guarda, ho perso anche il tempo a leggere i programmi. E perché spesso e volentieri diciamo che si riempiono parecchio di chiacchiere e, e di fatti un pochino meno. Spero che non sia così. Ne torneremo ovviamente a parlare, quindi ci rivedremo soprattutto con i candidati a sindaco, poi sicuramente a più riprese. Grazie a Daniele Farzetti, grazie, grazie a Jacopo Apa, grazie a, grazie a Piero Franchini, grazie Buonasera. al dottor Michele De Angelis, a Giuseppe Marconi, a Fabio Mori. Alla prossima.